ci vuole amore. Il lavoro è la migliore medicina che abbiamo nel mondo. Il lavoro è la migliore medicina. Io un istante fermo, non sto mai, notte e giorno che lavoro. E sono qua, merito a mia moglie, perché devo a lei, mi dà a mangiare bene. Oggi quant'anni ha? 86. Mi fa mangiare sempre. Sì. Mangio poco, non tanto, ma... Quindi a 86 anni ancora esce per andare a pescare? Mi sento come fosse che ne avessi 20. Quindi estate, inverno, quando il mare lo permette? Sì, è logico. E qualche volta, siccome sono un pochettino poco rischioso, vado anche con un tempo molto difficoltoso e mi vengono dopo i granchi per fatto. Ma esce da solo con questa imbarcazione? Sì, perché il guadagno è misero e quindi non mi sento impegnare con una persona che ci devo dare del mio, perché oggi la pesca prima le portavo le persone perché si guadagnava bene, no? Ora no, ora siamo arrivati a un punto che io quando c'avevo personale non si prendeva niente, non ci venivano a mare, io andavo lo stesso perché io sono andato sempre a mare. Se vieni, ok, vieni, non vuoi venire, a mare vado lo stesso. E ogni tanto ci faceva seccare un cuore, ci buttavo stecche di 100 kg, un pesce di 100 kg che si spada. E certamente dopo quando vedevano, signore mio, queste parole che ho detto ora, tante volte andavo da solo. Ora, siccome sono abituato a andare da solo, io quando ora vado a mare è lo stesso che vado a ballare. Quindi anche stamattina lei è uscito alle 3 del mattino, di piena notte? Sono uscito ieri sera alle 3, alle 3. E sono rientrata alle 8 di sera, alle 8 di sera. E ho preso una cassetta di palamiti. E oggi la vita è questa qua. Ora. Fino a quando continuerà lei a pescare? Abbiamo detto che ha 86 anni, è ancora giovanissimo, ma fino a quando? Io ho esprimuto un desiderio. Fino a 100 voglio andare a mare. Dopo 100 anni me ne vado 15 anni in pensione. Dopo mi faccio 15 anni in pensione. Ci dica. A 100 devo andare a mare.